Quarta serata del Frammenti Festival e siamo qui con gli Space Bugs. Innanzitutto volevo chiedervi chi sono gli Space Bugs e com'è nato il vostro progetto. E gli Space Bugs sono un progetto nato da me, batterista, con l'intento di creare un progetto funk, diciamo, composto da un sacco di elementi. E che dire? Dopo aver fatto qualche disco ho deciso di portare il tutto anche sul palco e ho chiamato sti 8 disgraziati. Benissimo. Quindi voi vi dichiarate, vi considerate funk? Ci consideriamo funk a tutti gli effetti. Sì. Tutti gli effetti, ma da quello che ho visto comunque avete comunque sfruttato delle altre influenze. Certo. Altri artisti. Anche perché il funk secondo me non è solamente un genere, ma anche un concetto, e quindi è un'influenza generale di tantissimi generi musicali. Funk è uno stile di vita e funk è un sacco di cose, quindi non lo interpreterei proprio come genere musicale, ma come stile di vita e stato mentale. Benissimo. Ho letto anche che voi, diciamo, vi accostate a un concetto che voi chiamate junk. Sì. Vogliamo spiegare? Sì, il discorso è partito sempre tutto dal geniaccio qua di Alex. E junk, in americano vuol dire rifiuto, monnezza, tutto quello che te pare, insomma, roba, sporco, roba sozza, eccetera. E forse rappresenta un po', diciamo, come se fosse una grande discarica musicale, però cioè, nel senso più positivo del termine. All'interno del progetto Space Bugs ci sono tante persone che vengono da diverse realtà musicali, di vita, quello che vuoi. E anche i generi musicali, come ha detto prima, sono una grossa mescolanza, diciamo, e quindi forse la monnezza, la spazzatura, chiamala come vuoi. Vabbè, ricichiamo la parte positiva della monnezza. Sì, come no. Certo. Positivo, dai. Diciamo che è l'immagine che più ci rappresenta, insomma, non perché facciamo monnezza, ci mancherebbe, però questa mescolanza di cose assurde, se vai in una discarica puoi trovare di tutto, dal lavandino al mixer, al giradischi degli anni 70, capito? Quindi sfruttate, riportate, diciamo, alla luce, alla vita, comunque degli elementi che potrebbero, diciamo, rappresentarvi. Certo. Spolveriamo. Una curiosità, in una tua precedente intervista, sì, ho letto che nei vostri brani, in quello che volete, una delle tante emozioni che volete suscitare è quella della sensazione di un caos organizzato. Esatto, questo si collega sempre al fatto che siamo un gruppo molto numeroso. E il junk si interpreta, scusa, adesso mio padre. che schifo. Guarda, devi contare una cosa. Oltre alle persone che suonano, il progetto Space Bugs è una grande, diciamo, famiglia, chiamiamola così. Infatti, che ne so, abbiamo un fotografo che ci segue, una ragazza che ci dà una mano magari con i costumi, con le cose, cioè una grafica. Sì, anche con la grafica delle locandine. Insomma, è un grande progetto, un grande insieme che unisce tantissime persone. E questo appunto è il caos ordinato, il caos musicale, insomma. Questa mescolanza che prende non soltanto musicisti, ma anche artisti in generale. E a livello strettamente musicale mi piace, mi piace arrivare a un feeling fra tutti i musicisti, creare un suono con un grande groove, quindi arrivare alla precisione, ma appena arriviamo alla precisione inserisco un'altra voce, un altro elemento, in modo che poi si crea anche il disordine, capito? Non mi piace essere troppo pulito, mi piace arrivare alla pulizia, al groove, però allo stesso tempo creare casino, quindi in questo modo posso usare un sacco di voci. Per questo abbiamo 4 cantanti, io compreso, dove faccio il quinto. Quindi utilizzate anche degli elementi psichedelici? Esatto, mi piace anche sperimentare con la psichedelia, sì. Ancora ci stiamo lavorando. Però sì, è decisamente una cosa che vogliamo fare. Bene, oggi siete qui ospiti al Frammenti Festival, tanti grandi artisti. Oggi ci sono anche i Fan Callisto. E cosa vuol dire per voi essere qui a Frammenti? Facciamo parlare anche le ragazze, giustamente. È una possibilità che ci viene data, assolutamente vogliamo sfruttare al 100%, siamo felicissimi, anche perché per noi è quasi, insomma, l'inizio, e ci cominciamo da qui, siamo assolutamente carichi, nonostante tutti gli imprevisti della giornata, siamo assolutamente pronti, e soprattutto anche di aprire il concerto di San Callisto, che noi seguiamo da anni, insomma, siamo assolutamente carichi. Mi piacerebbe molto riuscire a inserirci, ma più che altro anche creare un giro funk che non esiste a Roma. Esatto. Cioè esiste, ma è ancora abbastanza sciapo per i gusti miei, diciamo. Sarebbe figo, secondo me.
Quindi secondo te il panorama musicale funk di Roma, ben presumo anche a livello nazionale? Anche lì, ma forse al nord un po' di più, perché ho conosciuto gruppi che suonavano a Roma che venivano dal nord, però non è abbastanza, ci sarebbe più funk in Italia, quello è poco ma sicuro. Come ultima domanda vi volevo chiedere se avevate in progetto qualche altra serata o tour. Sì, suoniamo il 24 settembre al Pararocknest Albano. A Genzano. Sai che giriamo tutta Italia, quindi magari non si sbaglia i posti. Un possibile tour in estate, a quanto pare, no? Sì, per la prossima estate. Vai Marco, c'è questa possibilità dataci dalla una conoscenza che ha Alex negli States, che organizza tour, insomma si occupa di quelli booking, diciamo, e potremmo quasi sicuramente. No, facciamo Alex. Le dita. Sì, speriamo. Bene, in bocca al lupo. Adesso io vi passo il microfono, vi presentate uno ad uno e il vostro ruolo nel palco. Ok, sono Marco, alla chitarra. Io sono Daniele, alla voce. Io sono Alessandro, batteria e voci disorganizzate. Io sono Francesca e faccio finta di fare la corista. Fabio al basso. Fabio spacca. Sono Elena, sono la corista. Io sono l'altro Marco, l'altra chitarra. Benissimo, grazie a tutti e presumo vi possiamo trovare su MySpace. Sì, ovvio, Facebook. Ah sì, c'è, manca ovviamente un altro degli elementi molto importanti del nostro gruppo, che è il nostro rapper, che è Creolo. Viene da Capoverde e rappa in Creolo, quindi è molto particolare e ha anche una grande tecnica. È una grande presenza scenica, quindi è un peccato che oggi non ci sia. C'ha la febbre. Va bene, avremo sicuramente altre occasioni per vedere la Rockness ci starà sicuramente. Benissimo. Bene, ringrazio gli Space Bucks. Grazie a voi. Grazie.